Giornata 27 in eccellenza, buon pomeriggio, immagini che vi arrivano in diretta dal tenente Vaudano di Capaccio. Diciamo siamo arrivati alle partite clou per la Calpazio per conquistare questa salvezza, la mission è vicinissima e i due prossimi match, quello di oggi con il Salerno Baronissi e poi quello successivo ancora in casa sabato con l'Apice, prima del turno infrasettimanale, segneranno praticamente il momento clou del campionato che dovrebbe portare a una salvezza quasi raggiunta per la squadra capaccese. Ma adesso ci fermiamo davvero per un momento, davvero un ricordo importante. Massimo silenzio, ricordiamo tutti l'amico Pietro con un minuto di raccoglimento. Alla fine c'è Davella che ha terminato la stagione, insomma qualche assenza di troppo la Calpazio ce l'ha. Sì, tante assenze, diciamo attenzione adesso. Attenzione, la palla è buona per il numero 9 di Filippo e K è sempre sul pezzo questo portiere. Col numero 3, palla centrale, Cammarota fa il velo, palla De Filippo che si potrebbe girare, lo fa. Fuori area, il tocco, il tiro esterno del numero 4, ovviamente Ciccio Santo Nicola che però la botta, palla che termina lontano dai pali. E Mastro Giacomo per la prima volta si spinge avanti, gioca bene, ancora buon inserimento di Mastro Giacomo, poi Volpe, palla centrale, colpo di testa, tentato dal capitano. Questa volta Margiotta fa un po' di fatica perché sono veramente due spilungoni i difensori del Baronissi, quindi magari farlo più manovrare in mezzo al campo. Ecco, vedete che già così qualche cosa in più si crea. Attenzione, palla in aria per il tiro sull'esterno della rete di Borsa. Ancora la palla per Cammarota che potrebbe giostrarla, va un cross, Cappa è bravo, però lascia lì. Mamma mia, sì. C'è il salvataggio miracoloso di Maiese. È chiuso da due uomini, Monzo, vuole strafare, poi alla fine la Calpazio recupera la palla con Volpe che va alla botta, Orlandi respinge con i pugni. Attenzione a questo slalom speciale rigore. Ah, rigore, l'ho detto subito. Rigore, questo è l'epilogo di quello che avevamo detto. Non ci ha messo la carica giù, specie il primo tempo, poi ci ha provato il secondo, però i tiri in porta latitano e adesso K ci si mette nelle mani di Kappaman perché deve salvare ancora un'altra la Calpazio. Ci va Letizia. Letizia, sì. Numero 16. Va al tiro, Letizia, va al tiro, gol. Mannaggia, il Baronissi è in vantaggio e non gol di importanza per gli ospiti, e infatti è giusto che Letizia vada a esultare, la Calpazio fa mea culpa, viene ammonito un altro giocatore che è Monzo. È stata una sciocchezza difensiva. Questo è il pubblico per la distanza che dice non è rispettata, comunque la Calpazio se deve tirare, tira Margiotta. Ma il capitano troppo alto. È un colpo di testa. Senza palla non si muovono di giorni. Mamma mia, ecco. Ciao, salutiamo becca. Monzo. Sa? Si becca il nove la Calpazio. Sì, sì, ebbe macello ragazzi. Il Calpazio ha perso la testa completamente e perde due uomini fondamentali. Per gli ospiti intanto vediamo che succede, viene richiamato l'arbitro dal guardialine. Sì, il guardialine ha segnalato qualcosa, vediamo qualcosa che all'arbitro, vediamo. Vada. Chiacchio credo. Lo espelle, non ci posso credere. È espulso anche ieri, finisce in otto la Calpazio. No, ma non ci posso credere. Adesso a freddo viene espulso, non si capisce perché, Chiacchio, finisce la partita, esulta il Baronissi, una pagina veramente da cancellare sta partita della Calpazio.